non vi date pensiero di rubarmi del tempo, poiché il tempo più bene speso è quello che si spende nella santificazione dell'anima altrui, e io non ho come ringraziare la pietà del Padre Celeste allorché mi presenta delle anime che posso aiutare in qualche modo. Cari fratelli e care sorelle di Padre Pio TV, il Signore vi dia pace. Oggi la Chiesa, la liturgia, ci offre l'immagine dei santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Anch'essi sono un mistero per l'umanità, perché sono una profonda relazione che unisce il cielo e la terra, Dio all'umanità. Tutta la Bibbia è attraversata da queste figure angeliche. Nell'Antico Testamento, quando parlano con Abramo, con Mosè, parlano con il profeta Elia. E nel Nuovo Testamento troviamo l'Arcangelo Gabriele che dialoga con Maria, gli angeli che vanno in sogno a Giuseppe. Quindi sono dei grandi doni che ci mettono in relazione con il mondo di Dio. L'abbiamo detto anche all'inizio di questo mese di settembre, il mese dedicato agli angeli e agli arcangeli. Ma vogliamo ascoltare davvero, attraverso le parole di Padre Pio, quanto sia importante l'intercessione, il comprendere qual è il compito degli spiriti celesti, ma soprattutto qual è il compito degli spiriti incarnati, cioè dei cristiani che ogni giorno offrono il loro tempo per il bene di Dio nella salvezza delle anime. Ascoltiamo San Pio da Pietrelcina. Non vi date pensiero di rubarmi del tempo, poiché il tempo più bene speso è quello che si spende nella santificazione dell'anima altrui. E io non ho come ringraziare la pietà del Padre Celeste allorché mi presenta delle anime che posso aiutare in qualche modo. Padre Pio, come dire, quasi giustifica quelle persone che, andando da lui, sembrano rubare del tempo alla preghiera, all'ascolto di altri forse più bisognosi. Ma lui dice che tutte le persone che vanno a lui, un motivo il Signore le ha. Quindi non è mai tempo perso quello dedicato all'ascolto, quello dedicato alla riflessione, quello dedicato all'attenzione, quello che è dedicato all'amore. Perché quello che fonda la vita spirituale è innanzitutto l'ascolto. Noi sappiamo bene che nella Sacra Scrittura, quando Dio manda gli angeli per annunci grandi, chiede l'attenzione e l'ascolto degli uditori. Immaginiamo il rapporto con i vari angeli. Ecco, abbiamo oggi la riflessione su Michele, chi è come Dio. Questo arcangelo che viene a mostrarci la grandezza di Dio, soprattutto nella sconfitta del male, nella lotta contro il male. Quando il male invece ha invitato l'uomo a essere come Dio, l'arcangelo ci ricorda che Dio onnipotente è Padre ed è anche colui che è onnipresente per tutta la storia. L'uomo si può relazionare con Dio rimanendo comunque e sapendo che è una creatura. L'arcangelo Gabriele, la fortezza di Dio, che viene a parlare dell'incarnazione, che tocca con una parola delicata il cuore e il grembo di Maria, che lascia il messaggio di salvezza per tutti, che aspetta un sì e lo riporta al cielo. E poi Raffaele, la medicina di Dio, colui che ha guarito Tobia, ma che soprattutto con la sua intercessione guarisce il cuore degli uomini. Quanto Padre Pio avesse un rapporto con il mondo degli angeli, con gli arcangeli, ne siamo profondamente convinti e consapevoli, perché queste figure angeliche non sono un supporto ordinario alla nostra vita, ma sono una realtà concreta nel cammino di crescita, medicina di Dio, fortezza di Dio, chi è come Dio. Ci richiamano continuamente al fatto che siamo creature, ma che comunque siamo profondamente amati dall'amore del Padre, che non soltanto ci ha messo in relazione con Lui e con tutta l'umanità, ma ci ha dato anche le figure angeliche per approfondire il nostro cammino di fede e di spiritualità. Ecco, un grazie di cuore a Dio Padre
per le attenzioni amorevoli che ogni giorno ci rivolge, soprattutto oggi, nel quale vogliamo meditare queste splendide figure degli arcangeli. Pace e bene a tutti.